La notizia televisiva della settimana è senz'altro la conduzione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017, al fianco di Carlo Conti. Lo sbarco della Queen Mary Rai, per giunta nell'evento più importante dell'anno per il servizio pubblico, ha scatenato una mole di commenti sul web, divisi tra i suoi tantissimi sostenitori, qualcuno già spera in Gemma Gargani e Tina Cipollari special guest star all'Ariston, e gli altrettanti detrattori. Come la pensano, però, i suoi colleghi? Parla Giancarlo Magalli, che in un'intervista al programma Un giorno da pecora su Radio 1, si è espresso in termini non propriamente lusinghieri. Secondo il conduttore dei Fatti Vostri, come sempre senza peli sulla lingua, la decisione di Conti non sarebbe propriamente azzeccata. Se l'ha scelta Carlo, evidentemente ne intravede l'utilità. Io ancora non la intravedo del tutto, ma ben venga. Maria è brava nello scrivere e ideare i programmi. Anche nel gestirli, ma lei si siede sulle scale e dice una parola ogni tanto. I programmi che scrive lei vanno avanti da sé. Certo, Sanremo non c'è bisogno che lo scriva lei. Quello è, uno entra, canta e poi si passa ad altro. Sanremo, però, è anche show, intrattenimento, incalza Geppi Cucciari, conduttrice del programma radiofonico insieme a Giorgio Lauro. La replica di Magalli è spietata, alla faccia del probabile boom di ascolti che conoscerà Rai 1 grazie all'accoppiata Conti De Filippi a Sanremo. Ma che show fa Maria? È sempre molto timida, poco loquace. In un baraccone molto rumoroso come Sanremo, la vedo un po' come quella che alle feste sta seduta da una parte. Il buon Giancarlo, del resto, è ben noto per la sua sincerità spudorata, spesso senza filtri. Bastino le dichiarazioni rilasciate in un'altra recentissima intervista a Oggi, in cui ha affermato come la maggior parte delle donne della TV lavorerebbero grazie alle raccomandazioni. Purtroppo spesso lavorano non tanto perché brave, ma perché belle o un po' raccomandate. Con le donne ci vuole più pazienza. Inoltre, si è scagliato senza remore contro Eder Parisi e Mara Carfagna, mentre in passato ammise di non andare d'accordo con Adriana Volpe. Insomma, alla faccia della cavalleria, Magalli dice sempre quello che pensa. Anche se si tratta di lanciare frecciatine alle colleghe. Chi se ne frega?